Alan Bennett, oltre che essere un grande scrittore, appartiene a quelle che io definisco le categorie del pensiero. Alan Bennett, oltre ad essere infatti uno sceneggiatore di valore, un grande commediografo, uno scrittore intelligente e sempre interessante, rappresenta al meglio quella che è la cultura e l'ironia inglese. I suoi racconti, le sue commedie, le sue sceneggiature riescono sempre a fotografare l'Inghilterra di oggi, con i suoi vezzi, con i suoi limiti, con le sue gioie, con le sue criticità. Alcuni dei suoi romanzi e dei suoi racconti hanno segnato la storia di molti di noi, due nomi su tutti, La sovrana lettrice e Nudi e crudi, dove, con un meccanismo geniale di scrittura e di fotografia e di introspezione psicologica, riesce sempre a far sì che il lettore non capisca fino all'ultimo momento cosa stia veramente accadendo o sia accaduto. Siamo dunque abituati a lui, siamo abituati al suo modo di scrivere, al suo modo di raccontare, a come ci racconta l'Inghilterra, e aspettiamo i suoi libri come si aspetta una sorta di lettera di un caro amico, una mail di una persona che hai molto amato, le arance dalla Sicilia nei giorni meravigliosi del Natale. Ecco, il suo ultimo libro, Due storie sporche, non rappresenta forse il meglio di Bennett. I racconti funzionano, in particolar modo Mrs. Donaldson ringiovanisce. Questi due racconti si leggono piacevolmente. Il colpo di scena finale è una sorta di pugno nello stomaco che sicuramente ridà anche al racconto una sua forza e una sua voglia di essere ricordato. Vi è comunque un ma. Il ma è che stavolta Bennett ama soffermarsi sulle persone e sui personaggi, che però assumono quasi una dimensione di figurina perché sembrano avulsi da un contesto, da quel contesto inglese che tanto Bennett ama e descrive. Si avverte cioè che questi racconti non vogliono essere una fotografia di insieme, ma una mera fotografia su due persone, tre persone, e questo forse li rende più fragili e più deboli. Non per questo non consiglio la lettura di Due storie sporche di Alan Bennett.